Centinaia di compagnie locali e internazionali stanno costruendo infrastrutture e stadi per la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar. Queste ditte ingaggiano operai immigrati soprattutto dai paesi asiatici, africani e arabi per i loro progetti edili. Quando un operaio arriva in Qatar, il permesso di soggiorno è gestito dalla ditta. Non può cambiare lavoro, licenziarsi o lasciare il paese senza il consenso della ditta. Le 24 ditte coinvolte nei lavori partecipano a un torneo di calcio, la Workers' Cup, in cui gli operai sono i protagonisti. Woo!